Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi, rispondendo ad alcune richieste degli utenti del forum di Studio One Pro Italy e del mio canale JGR Studios, vedremo come utilizzare al meglio il compressore e limiter Vice DS1 MK3 per ottimizzare al massimo la nostra catena di mastering. In questo momento sto utilizzando un arrangiamento di Gianfranco Mauto che sto ultimando in questi giorni ed è prevalentemente elettronico. Cercherò quindi di aumentare il gain, che in questo momento nella fase di mix, come sapete, mantengo abbastanza basso, cercando di avere un RMS tra i meno 24 e i meno 12 e i picchi che arrivino a meno 9 circa. Andiamo subito a modificare alcune caratteristiche della DAW, in questo caso Studio One, come ad esempio il dithering, che comunque, essendo un eccellente dithering, sicuramente uno dei migliori in questo momento in commercio, non è comunque al livello di quello prodotto dalla Vice che troviamo all'interno del DS1. Andiamo quindi nelle nostre preferenze audio e sotto la funzione Advanced troviamo Use Dithering for Playback. Disabilitiamolo. Applica, ok. In questo momento il dithering non è inserito all'interno della DAW. Dovremmo quindi, attraverso Option, inserire il dithering creato dalla Vice, che almeno a mio giudizio è il migliore in commercio in questo momento. Applichiamo i 24 bit o in alternativa i 16 bit qualora volessimo esportare il nostro file pronto per la masterizzazione su CD. Attiviamo il limiter che si trova all'interno del DS1, in questo caso il Type 2 che fa riferimento al True Peak, come abbiamo visto in un altro video tutorial. Usciamo dalle preferenze, andiamo nella funzione Waveform, dove possiamo visualizzare il compressore, quindi le azioni di limiter in formato grafico. Questo è il gain in ingresso del limiter. Input, diamo un po' di gain. Aumentiamo l'RMS. Adesso sto esagerando, ma non sono ancora in distorsione. Attiviamo il Safe Limiter e spostiamoci dalla funzione stereo alla funzione Midside. Ascoltiamo la differenza. Facciamo sempre attenzione limitiamo l'input per evitare di schiacciare troppo.
sempre attenzione a che i transienti non vengano uccisi dal compressore. Ci troviamo con dei picchi a meno 3, meno 4 e l'RMS sui meno 12, meno 9. Perfetto per una masterizzazione su CD, possiamo ovviamente spingerci oltre. Vista anche la velocità del brano, ripartiamo dal ritornello. Utilizziamo ora anche il Nugen Audio Master Check che abbiamo visto in un altro tutorial. Come notiamo, infatti, ora ascoltandola vedremo che avremo una differenza di LUFS relativamente bassa tra la conversione iTunes e quella che effettivamente stiamo ottenendo nel mixer. Questo perché dovremo rispettare, come abbiamo visto nell'altro tutorial relativo al Master Check, in base alle piattaforme di streaming, alcuni tipi di riferimenti che servono per poter masterizzare alle diverse modalità di loudness percepito e che ogni piattaforma utilizza per il proprio sistema. Ricordandoci che comunque le compressioni delle varie piattaforme distruggono il mastering ottenuto dalla nostra DAW in una certa maniera. Quindi facciamo attenzione a questo, ricordiamocelo. Ora ascolteremo il mix attraverso il mastering del DS1. Vi ricordo che normalmente non è una cosa che faccio nella fase di mix, per cui nella fase di mix poi esporto il mio mix per andare in una song di mastering a 96 kHz e poter applicare al meglio gli algoritmi del DS1. Ma in questo momento è utile per capire che cosa stiamo ottenendo sul mix. Quindi aumento di gain notevole, senza distorsione. Questo è quello che viene compresso dal DS1. Compressione parallela. Safe limiter, che ci aiuta a evitare i picchi. Midside, facciamo attenzione ai bassi. Stereo. Side. Non utilizzo mai il game makeup automatico. True pick. Vediamo il nostro master mix che lavora a meno 12 nella norma e con picchi che arrivano a meno 3. Accendendo il Master Check posso verificare che questa corrispondenza di LUFS, quindi siamo a 16, venga rispettata all'interno della conversione per iTunes ed evitare quindi che iTunes devasti troppo il nostro master.
infatti abbiamo 0,1 LUFS di differenza, ottimale. Vice DS1 rimane al momento il miglior compressore limiter in assoluto in commercio. Il prezzo di vendita non è entry level, è uno strumento molto professionale che lavora come la versione hardware e costa un decimo della versione hardware. È comunque indispensabile nelle fasi di mastering professionale ed è uno strumento che consiglio a tutti quanti vogliano intraprendere e quindi creare dei mastering professionali in the box. Abbiamo visto le caratteristiche del DS1 in un altro video che vi invito a riguardare e lo utilizzeremo ancora in futuro nei nostri mix e nei nostri mastering. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale cliccando qui sotto per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ho da poco aperto anche un account Patreon, trovate sempre il link sotto, per poter sostenere le spese di realizzazione di questi video gratuiti. Per il momento è tutto, ciao, a presto!